fine, bentornate sul mio canale. Questo è un video innanzitutto per farvi gli auguri di Natale, di un sereno Natale a tutti voi e famiglia che mi supportate, che siete iscritti al mio canale. Vi mando un enorme bacione e tantissimi auguri di buon Natale. E seconda cosa, la meno importante, è l'ordine che ho fatto sul sito di Pink Panda per quanto riguarda i prodotti Catrice per ricreare una full face Catrice. Allora, vi faccio vedere quello che ho ordinato. Il pacco mi è già arrivato, l'ho già aperto, l'ho già scartato e quindi ho già qua sotto tutte le cose a farvi vedere. Partiamo da un mascara perché non ho nessun mascara, ho mai provato mascara Catrice e ho preso questo qui che mi ispirava tra virgolette di più, poi non conoscendoli sono andata un po' a occhio. Si chiama Pret a Volume Smoky Mascara Velvet Black. Allora, io credo che dal nome sia un mascara molto volumizzante, spero, perché a me piacciono comunque i mascara volumizza, extra volume. Sì! C'è scritto dietro qua, non l'avevo ancora visto. Ho aperto il pacco, ho preso le cose, le ho messe nel cassetto. Ho detto poi farò l'ordine, farò il video. Quindi sì, è un mascara extra volume perché a me piace il volume, non mi piace tanto l'allungamento quanto il volume. E quindi cerco sempre mascara abbastanza volumizzanti. Niente, allora ho preso questo mascara, poi ho preso una matita nera per gli occhi. Questa, anche questa, questo, ecco, questo mascara c'è scritto che dovrebbe durare 18 ore. Questa matita uguale, 18 ore, penso che sia della stessa linea, cioè nel senso della stessa linea. Comunque dura anche questa 18 ore. Ho detto una cacata, perdonatemi, ma sono ammalata! E yeah! Poi andiamo avanti, ho preso la cipria. Per fissare il make-up ho preso questa che ovviamente non si vede. C'è scritto matte, matte. Ho preso la cipria, ho preso il primer occhi. Questo qua è una colorazione pearl, penso rosa che sia. E non l'ho ancora aperto, lo aprirò quando faremo il video della full face Catrice e c'è scritto che è waterproof, quindi dovrebbe far durare gli ombretti molto 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 di più e anche resistente all'acqua, quindi ma staremo a vedere. E come ultimo prodotto ho preso questo che è un quad della edizione limitata Astrology. C'è questo per il viso e poi c'è la palette occhi. E apriamola insieme. Mi sembrava molto carina, senza star lì a prendere illuminante, terra, blush. E quindi ha un blush, una terra che anche è giusta per il mio colore. Non è né troppo chiara, non so se la vedete, e neanche, ma si vede male con questa luce, mamma mia. Né troppo chiara né troppo scura. No, non si vede bene con questa luce effettivamente. Vediamo così, ecco, così è un pochino meglio. E qui abbiamo, sì, si nota tutto meglio. Qui abbiamo il blush e poi abbiamo i due illuminanti. Ed è carina perché nei laterali ha due specchi ed è la stessa cosa per la palette occhi. Molto bella. E anzi, rimetto dentro la sua plastichina, mi piace perché ha i simboli dei segni zodiacali. Mi piace il nome Astrology per una diciamo edizione. Ho lasciato sopra le ditate di palette, diciamo, una collezione di make-up Astrology mi piace. E niente, allora, questi sono i prodotti che ho ordinato, appunto, e mi sono arrivati. In più mi è arrivata una mystery box. L'ho svuotata perché la tengo per voi,
Non tutta, un paio di cose la tengo per voi, un paio di cose le tengo per me. Allora, la cosa più, tra virgolette, bella la tengo per voi, che è questa palette di Makeup Revolution. Non so se questi due sono due illuminanti, questi sono ombretti, sono 3, 6, 9 ombretti, e penso che questi qua sono due illuminanti. Aia, è chiusa e quindi la lascerò chiusa perché è sigillata con lo scotch e quindi resterà sigillata perché la metterò in palio quando faremo il prossimo giveaway ai 2000 iscritti. Questa qua sarà uno dei premi e la tengo qua dentro nella mystery box, nella mystery bag, scusate, e la tengo qua dentro. Poi man mano che mi si aggiungono dei prodotti ve li faccio vedere. Poi c'era dentro un rossetto di Makeup Revolution che si chiama Atomic Shade. Questo qua ve lo tengo in palio per voi. Non so che colore sia, non so se è questo tipo rosso, sembra tipo un po' il colore della mia maglietta, a vederlo così, però non ve lo so dire di preciso. È chiuso, quindi non vado ad aprirlo. Poi, comunque, dentro che non c'entra niente con Pink Panda, volevo mettere anche il fondotinta di Bourjois nella colorazione 51. Però questo non c'entra niente perché è il giveaway che volevo mettere in palio più avanti nei 2000 iscritti, quindi messo i prodotti qua dentro e chi si è visto, quando sarà il momento sorpresa! Poi dentro nella mystery bag sempre c'è una limetta che ho già utilizzato, mi sono limata un'unghia, da una parte una grana sottile, da una parte una grana più grossa, al tatto sembra di qua ha una grana di 60. E qua a 80, penso. Vi dico così perché ho fatto il corso della ricostruzione delle unghie, quindi a me queste limette fanno sempre comodo per togliere lo smalto semipermanente, meno il gel. Il gel deve avere una grana molto molto più grossa. E quindi questa la tengo sicuramente. E poi una cosa che tengo della mystery bag è le maschere viso. Queste sono due, quattro maschere viso e sono veramente curiosa di provare. Una è al frutto della passione e al melograno, l'altro è al limone tè verde, l'altro ai sali marini, roba del genere, l'altro alla rosa e anche un olio di marula che non so che cos'è. Scusatemi l'ignoranza, ma non so che cos'è questo. Ma le proverò tutte e poi spero di fare dei video dei prodotti finiti, spero tanto, e quindi niente, le andrò ad utilizzare e poi vi dirò come sono. Non so quanto costano perché appunto erano dentro la mystery bag e quindi non lo so. Queste le vado a provare. Niente make-upine. Questo è il video che ho. Sono i prodotti che ho acquistato per fare la full face di Catrice e non vedo l'ora perché sono veramente curiosa di provare la palette occhi che ho preso da OVS, che non è Astrology, però un po' ci assomiglia, nel senso che è Star Game. Questa. Quindi sono veramente veramente curiosa. È una bella palettozza, eh. Cioè, ragazze, scusate se poco, ma è minga piccolina, eh. Speriamo che gli ombretti e tutto il resto sia pigmentatissimo. Quindi, make-upine, per il momento questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Il sito di Pink Panda, vi lascio il link giù sotto nell'info box, è un sito molto carino dove vendono tutti i prodotti da Makeup Revolution a Catrice, Essence, vendono veramente un sacco di cose interessanti e appunto arrivato un tot di spesa vi regalano fino al 31 di dicembre la mystery bag. Quindi se siete interessate comunque vi lascio il link giù sotto nell'info box che vi manda direttamente al sito di Pink Panda. E niente, make-upine, cosa dire?
Se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, mettere un pollice in su per supportare me e il mio canale. Vi invito a condividere il mio video sui social e vi invito anche a venire a trovarmi nel mio gruppo Facebook. Vi lascio i link giù sotto nell'info box. Per il momento questo è tutto, rinnovo i miei più sinceri auguri di buon Natale a tutti, un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi cappine!